la toponomastica del vecchio confine regala comunque belle sorprese. Qui ci troviamo sul lato del confine nord, tra quello che era lo Stato Pontificio e il Regno delle Due Sicilie. Se potessero parlare queste pietre, ne avrebbero sicuramente tante da raccontare. Hanno visto passare i soldati di Napoleone e in epoca medievale Ettore Fieramosca, che ha assediato contro guerra. E poi sono passati re, regine, papi, principi. Contro quei re ancora si ostinano ad innalzare sull'Ippocastano di Piazza del Commercio la bandiera rossa. Risale, ecco, a quelle che erano un po' le lotte politiche che ci hanno descritto tanti film, come ad esempio la saga di Don Camillo e Peppone. Controguerra è un paesello in cui ci conosciamo un po' tutti e ci piace conoscere anche la nostra storia. E noi ora stiamo cercando di scavare nei documenti più antichi per cercare di capire l'origine del toponimo. Per tutto l'Ottocento, ma in realtà anche nei secoli precedenti, Controguerra era un viavai di militari, ma anche di avventurieri e direi anche di contrabbandieri, visto che una delle piaghe principali del periodo borbonico era proprio il contrabbando, che qui aveva, diciamo, una certa diffusione. E infatti in quella porta c'era un ufficio di dogana. Questa è la copia originale, risalente al 1664. Il documento era molto importante, chiaramente parliamo di fisco e prelievi, quindi avevano tutto l'interesse a che si conservasse e si conservasse bene. Io voglio capire perché questo paese si chiama con questo nome che è l'inno al pacifismo. Forse all'origine del nome, del toponimo Controguerra, c'è in realtà un grave evento bellico. C'è anche chi l'ha ritenuto una contrazione della parola contrata, cioè contrada della guerra.